Il 3 gennaio 2010 avvennero due episodi decisivi per la città di Reggio: l'esplosione della bomba dinanzi alla Procura Generale e l'esplosione della partecipazione della società civile, o almeno di parte di essa. La prima, un attacco sferrato in particolare al PG Salvatore Di Landro, oggetto di intimidazione anche nell'agosto di quello stesso anno. La seconda, una presa di coscienza necessaria, arrivata forse tardivamente, ma arrivata e convogliatasi nel comitato nato spontaneamente quella sera stessa. Reggio non tace. Il movimento anti-ndrangheta è tornato a farsi sentire nel terzo anniversario, è tornato a scuotere i cittadini con l'ennesimo corteo organizzato. Partecipe anche il procuratore Di Landro, partiti proprio da Via Cimino, dalla Procura Generale di Reggio, passando per il corso Garibaldi al grido di "Mai più sudditi, cittadini sempre", armati di cartelli, striscioni e brama di cambiamento. I 200 di Reggio Non Tace sono giunti a Piazza Italia, di fronte al palazzo dello scioglimento per contiguità mafiosa. È qui che la scorta civica della Procura si è soffermata a riflettere, tutti insieme, su quanto accaduto negli ultimi anni, compresi causa ed effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale Regino. Ma all'improvviso l'urlo delle sirene d'allarme, dei bombardamenti e tutti per terra, un flash mob presto spiegato. Quelle sirene che abbiamo appena sentito e poi tutti a terra, cosa significa questo flash mob? Significa che sono scoppiate bombe qui in questa città, non solo quella del 3 gennaio di 3 anni fa, ma anche quella di quest'anno, no? E sembra che tutti quanti, insomma, stanno girati dall'altra parte. Allora siamo voluti venire qui per dire la bomba che è scoppiata ci ha buttati a terra, no? Ma adesso attenzione, ascoltate la sirena che vi sveglia come noi ci siamo svegliati, no? E ci siamo rimessi in piedi. Il fatto che c'è della gente che continua dopo 3 anni in maniera martellante a esigere democrazia, esigere democrazia, esigere democrazia, questo è una cosa formidabile. Qui a Reggio Calabria è accaduta una cosa che non è accaduta in nessun altro posto d'Italia, e cioè che dei cittadini sono riusciti a ottenere una sentenza di tribunale che ha imposto la democrazia. Capito? Il riferimento è l'11 gennaio prossimo. Certo. 11 gennaio alle ore 18 al CEDIR, alla Sala Versace, la prima assemblea popolare prevista dallo statuto. Per la prima volta a Reggio si fa questa assemblea, che è la possibilità di dire: noi cittadini vogliamo essere interlocutori delle istituzioni, perché se le istituzioni non scelgono i cittadini, inevitabilmente la pressione 'ndranghetista sarà inevitabile.